Nella registrazione del Trono Over del 4 dicembre, Ursula ha confermato il riavvicinamento a Sossio. Anche Gemma e Rocco decidono di riprovarci. Si è tenuta ieri 4 dicembre una nuova registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e Donne. Dopo le sorprese delle precedenti puntate con il riavvicinamento tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo oltre che tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, i telespettatori erano molto curiosi di sapere cosa sarebbe accaduto tra le due coppie. Sarebbe stata confermata l'intenzione di riprovarci ancora? Insieme a loro, la puntata ha riservato novità anche per quanto riguarda altre dame e cavalieri. Angela ha sottolineato il suo attaccamento ai soldi, comportandosi in maniera sgarbata nei confronti di Maria De Filippi. Sebastiano e Denise, invece, hanno precisato di essersi incontrati ancora sebbene lei sia rimasta delusa dalla mancata esclusiva che da parte del cavaliere. E all'interno di una registrazione scoppiettante, non sono mancati i siparietti trash che hanno coinvolto Tina Cipollari. Uomini e Donne anticipazioni, la conferma di Gemma e Rocco. Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse dal vicolo delle News, Gemma Galgani ha confermato la decisione di chiudere con Paolo Marzotto e di riavvicinarsi a Rocco Fredella. Quest'ultimo ha donato alla dama torinese un tronchetto della felicità, essendo a conoscenza del fatto che lei non ama i fiori, e ha discusso insieme a lei di quanto accaduto nel recente passato. Entrambi hanno dato la chiara impressione di volerci riprovare, soprattutto quando lei ha accettato di ballare al centro dello studio. A quel punto, il pubblico ha cominciato a richiedere il bacio e, dopo un'iniziale esitazione, Gemma e Rocco hanno assecondato tale invito. Il tutto è accaduto tra le classiche prese in giro di Tina Cipollari. Per quanto riguarda altri protagonisti della registrazione, le anticipazioni di Uomini e Donne confermano la ricerca di una persona ricca da parte di Angela Di Iori. La dama si è rivolta con fare rispettoso nei confronti di Maria De Filippi, chiedendole maggiore attenzione nel presentarle un cavaliere che risponda ai requisiti da lei desiderati. Registrazione Uomini e Donne, ancora dubbi per Ursula. Ursula Bennardo ha accettato di concedere l'ennesima possibilità a Sossio Aruta anche se con riserva. Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano, infatti, che lei non si sente pronta ad iniziare una storia ufficiale mentre lui ha persino rescisso il contratto con una squadra di calcio per trasferirsi a Taranto. Aruta ha anche presentato Ursula ai suoi familiari, lei ne è rimasta colpita ma ha sottolineato di volerci andare piano per non incappare nell'ennesima delusione. La dama ha quindi chiesto dei chiarimenti ad Armando, colpevole di avere pubblicato su Instagram delle foto che sembravano una frecciatina contro di lei e Sossio. Sulla questione è intervenuta anche Noelle, delusa per come lui sia stato coinvolto in questa vicenda. Quest'ultima ha, infatti, raccontato come Armando continui a mostrare un forte interesse verso di lei al punto di chiamarla una ventina di volte al giorno. La registrazione del Trono Over ha concesso spazio anche a Sebastiano e Denise, lei inizialmente si è detta soddisfatta per i progressi degli ultimi giorni ma poi ha scoperto che il cavaliere in settimana ha visto e sentito al telefono anche Roberta.